Donald Trump si è consegnato alle autorità della Georgia nel carcere di Atlanta ed è stato formalmente arrestato per 13 capi di imputazione nel procedimento che lo vede imputato per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia nel 2020. Per Trump si tratta della quarta incriminazione, con altrettanti arresti, fotosegnaletica e rilevamento delle impronte digitali come un criminale comune. "Non ho fatto nulla di sbagliato, è un giorno triste", ha detto l'ex presidente americano, che ha evitato la cella grazie a una cauzione da $200.000 e a divieti severi di parlare con Tessi e coimputati o di minacciarli.